Grazie a tutte, a tutti i vostri docenti accompagnatori, un grazie alla professoressa Maria Cervone che come sempre porta avanti questo progetto con entusiasmo e con grande responsabilità nei confronti della scuola e anche della comunità nolana. Io voglio ringraziare veramente Serena Bortone, a cui vorrei fare un applauso ragazzi. Che è qui con noi questa mattina, voi avete letto il libro, subito la scuola con entusiasmo ha accolto questa proposta e quindi grazie a voi ragazzi. Prima di passare la parola ovviamente a Serena Bortone che dialogherà con voi, il libro è A te vicino così dolce, edito dalla casa editrice Rizzoli. Vi è piaciuto questo libro? Sì. Io so che molti di voi l'hanno letto. Dicevano no, ma no. Qualcuno non è piaciuto, però secondo te poteva dirmi no. No, sapevo la risposta. Non mi ha fatto orrore. Sapevo la risposta. Serena, oltre ad essere una grandissima conduttrice televisiva, dirigente Rai, anche una scrittrice, con lei avremo modo di parlare. Prima però vorrei passare la parola alla professoressa Maria Cervone per un saluto a tutti quanti voi in rappresentanza della scuola. E poi ci sono chiaramente i ragazzi. Va bene? Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Io sono qui semplicemente per un saluto e per un grande ringraziamento. Innanzitutto a Serena, che siamo felicissimi di ospitare, e ad Otilia, la comunicatrice di Nola, che ci ha permesso di fare questo incontro, la dirigente che per impegni familiari non c'è questa mattina, ma che è stata promotrice insomma di questa attività. Questo è il nostro primo incontro del progetto lettura che poi proseguirà nel corso dell'anno. Questa volta abbiamo questa sede, speriamo poi di avere la nostra palestra. Io voglio ringraziare anche i ragazzi ovviamente e i docenti perché il libro è un libro anche forte per certi aspetti e alcune classi sono classi del biennio. Quindi, come dire, la mediazione dei docenti, la guida, è stata, credo, molto importante. E poi magari i ragazzi ci diranno, no? Insomma, qualche aspetto li interessati di più. Credo che diciamo, l'incontro è partito soprattutto dal personaggio, ovviamente. L'interesse iniziale è stato quello. Poi, l'idea che mi sono fatta io leggendo il libro, fondamentalmente è un incontro appunto di lettura, come quelli che facciamo sempre, perché non è il libro di un personaggio che scrive della propria esperienza, il calciatore che scrive del calcio, il presentatore che parla della carriera, eccetera, ma è appunto un romanzo, una storia, un'opera di narrativa. E quindi questo è un aspetto che ci piace molto ed è quello che cerchiamo di scoprire soprattutto. Ringrazio appunto tutti i ragazzi, do la parola ai nostri rappresentanti Elena e Sandro e Felice, quindi faranno loro, insomma, rappresenteranno loro e coordinano al meglio. Bene, grazie a tutti, grazie. Grazie, grazie alla professoressa Maria Cervone. Ragazzi, venite, avvicinatevi. Serena, devo dire la verità, quando abbiamo pensato a questo incontro, di solito ci sono sempre, anche l'incontro con l'autore a scuola, prevede una moderazione e poi ci sono delle domande. Questa mattina abbiamo voluto che a dialogare con te non fossi io, ma fossero veramente i ragazzi direttamente, perché loro hanno letto il libro, loro si sono anche emozionati nel leggere questo libro e si sono coinvolti, sono stati particolarmente coinvolti, hanno anche loro delle storie da raccontare, ispirate al tuo libro e non solo, e quindi vorrei che fossero loro insieme a te questa mattina i protagonisti di questa bella mattinata di cultura qui a Nola. Prego ragazzi. Buongiorno a tutti, per chi non mi conoscesse sono Elena Sirignano, vorrei innanzitutto ringraziare la scuola per averci dato l'opportunità di essere qui oggi e di confrontarci con la conduttrice televisiva, autrice e giornalista Serena Bortone. Infatti è un onore averla qui con noi oggi
e la ringraziamo per la sua presenza e per la scrittura significativa che ci ha lasciato tramite il libro. Io ho avuto il piacere di leggere il libro e la prima cosa che mi ha colpito è stato proprio il titolo. Infatti questa citazione di Saffo, "A te vicino così dolce", ci fa capire proprio che stare vicino alle persone amate ci dà una sensazione di piacere, ed è una cosa che possiamo percepire per chi ha letto il libro anche dalle relazioni emotive che si vanno poi a creare. Mi ha colpito profondamente il modo in cui lei abbia trattato temi come per esempio l'amore e l'amicizia in un periodo complesso, cioè quello che è l'adolescenza. Infatti, come sappiamo, è un periodo pieno di punti interrogativi per noi ragazzi, e io tramite la lettura di questo libro mi sono sentita capita. Infatti molti problemi che per magari gli adulti possono risultare superflui, stupidi, nel libro sono descritti perfettamente. E la ringrazio ancora una volta per la scrittura che ci ha lasciato e passo la parola ad Alessandro Ciccone. Buongiorno a tutti, come ha detto Elena, sono Alessandro Ciccone e ci tenevo a ringraziarla per la sua presenza qui oggi, e volevo un attimo, diciamo così, mettere sotto la luce dei riflettori un paio di cose che del libro mi hanno colpito molto. Infatti, innanzitutto la voglio ringraziare per come lei ha trattato alcuni temi e per come ci ha fatto immedesimare anche nel periodo storico, perché noi, non avendolo vissuto, specialmente tutti noi che siamo qui, diciamo è una dinamica difficile da capire per chi non l'ha vissuta. È un periodo che di certo abbiamo sentito, cioè di certo ci hanno soltanto parlato, ma non in modo così dettagliato. Noi ci siamo veramente immedesimati nella situazione e ne abbiamo visti i lati positivi e i lati negativi, anche perché molti dettagli che avete aggiunto sono stati giustificativi, e anche riferimenti specifici magari a band, a cose particolari, e quindi è stato molto esplicativo, insomma. E oltre a questo ci tenevo a dirle che il tema trattato anche della transizione di genere è una cosa che mi è molto vicina, perché probabilmente voi non lo sapete, ma sono un ragazzo in transizione di genere, e quindi la ringrazio per l'autenticità del racconto, perché lei è stata in grado di farmi capire anche il punto di vista di una persona che ci sta vicino, cioè come la prende una persona che ci è vicino. Io probabilmente in modo egoistico, quando ho iniziato il mio percorso, ho pensato che il distacco di alcune persone fosse perché non accettavano il mio percorso o cose del genere, però in realtà tramite il vostro libro ho capito che se anche in un primo momento c'è un momento di titubanza, diciamo così, successivamente tramite anche tante riflessioni, le persone che ci vogliono bene alla fine rimangono, e ho capito i dubbi delle persone che mi erano vicino, e che non era soltanto una mancanza di affetto, ma avevo bisogno di far capire alle persone effettivamente la situazione, perché dobbiamo accettare in primis noi stessi e poi dobbiamo far capire agli altri quello che stiamo vivendo per capire al meglio la situazione. Quindi la ringrazio perché è stata una rappresentazione magistrale proprio di quello che e quindi veramente vi ringrazio con tutto il mio cuore. E adesso passo la parola al Felice Franzese e vi ringrazio ancora. Salve a tutti, piacere, sono Felice Franzese, come ha detto appena Alessandro, e appunto nel vostro libro mi hanno colpito in particolare le prime pagine, quelle lì che trattano del tentato suicidio. Infatti sono delle pagine molto incisive, perché avete descritto una tematica così forte, soprattutto della quale sentiamo parlare abbastanza poco, soprattutto sulle testate giornalistiche, perché comunque i giornalisti devono fare una sorta di scelta etica, morale, e proprio per questo riuscire a descriverla in questo modo così dettagliato, in questo modo così incisivo, anche e soprattutto il supporto da parte della vostra amica, è stato davvero una cosa che ha suscitato in me tantissime emozioni, ma soprattutto mi sono sentito proprio all'interno, cioè mi sono sentito partecipe di ciò che stava accadendo lì per lì, perché appunto il suicidio, come ha detto anche l'altra rappresentante Elena, è una sensazione, tra virgolette, che tra noi giovani
abbastanza frequente per vari casi, ad esempio il bullismo, il sentirsi non adeguati, e comunque riuscire a trattare questa tematica all'interno del libro è stato un argomento davvero forte, ma soprattutto davvero incisivo. E io la ringrazio davvero tanto, perché attraverso ciò avete dimostrato a tutti come riuscire a spiegare anche argomenti e tematiche forti, come ad esempio anche la transizione di genere, attraverso le proprie esperienze. Quindi grazie mille.